Siamo qui al Maracanã, appena terminata Napoli Atletico, la partita che tutti aspettavamo è finita in pareggio, risultato forse più giusto. Il Napoli però ha dimostrato che nonostante gli uomini sempre gli stessi, ha dato filo da torcere fino all'ultimo all'Atletico, cercando poi nel finale di vincere la partita. Una parola a bomber testa, questo Napoli ci crede, adesso è capolista perché ha in favore il gol di vantaggio. La differenza di dice Napoli al comando. No, niente, abbiamo dimostrato che veramente siamo una bella squadra, siamo tutti amici, abbiamo giocato tutti amici. E abbiamo dimostrato lo spirito dello check senza litigare come voi pensavate, invece è stata una cosa sbagliata. Niente, dobbiamo dimostrare niente, noi siamo amici e ci divertiamo, questa è la nostra forza. L'avete visto voi. Quindi. Complimenti al Napoli, questa sera davvero si è comportata secondo lo spirito del check. Pian piano stiamo capendo che cosa vuol dire trofeo Jack, una parola al bomber, ancora una firma al 49esimo gol in stagione, ci è mancato un gol per arrivare a 50, una parola a Giovinco. Sarebbe stato bello festeggiare con la vittoria al 50esimo gol, però non è arrivato, ma li abbiamo dominati oggi. Una parola anche a mister Gavino Capitello, questo Napoli ci ha creduto fino alla fine, un punto che la soddisfa? Certo che mi soddisfa, perché i ragazzi hanno dato il massimo, eravamo comunque rimaneggiati, se avete visto, loro erano al completo anche con il secondo portiere, poi ha portato talenti d'alta quota, arrivano da tutte le parti. Purtroppo la mia squadra dà sempre il massimo, non mi posso lamentare, andiamo a vincere su tutti i campi, veramente questi ragazzi è un bel gruppo proprio, non paghiamo nessuno, questa è la prima cosa, ma non perché gli altri pagano. Siamo tutti amici, giochiamo solo per divertirci, la cosa importante è questa, perciò forse vinciamo qualcosa, lo dico a molti amici miei, un bacio, dal Napoli. Il Napoli che festeggia. Vabbè, uno sì. Forse questo è lo spirito del Jack che noi cerchiamo, è finito Atletico Napoli, grande spettacolo, 1-1, ancora appaiati a 31 punti di classifica. We'll be right back.
Buonasera, siamo ancora qui al Maracanà per quest'ultima partita della undicesima giornata, CSKA Everton. Non c'è stata storia tra queste due squadre, l'Everton ha stravinto, l'Everton di Ruggero, con anche il nuovo acquisto qui Basile, una vecchia conoscenza del Jack, è ritornato subito migliore in campo con un poker. Una parola su questo match e su questa nuova esperienza. Ringrazio il presidente Giovanni Ruggero che mi ha fatto esordire. E nulla, speriamo di arrivare anche alla prossima partita così. Quinto posto in classifica per l'Everton, c'è anche Ruggero, una parola anche a lui. Questo Everton che cosa punta? Niente, punta a fare bene e a fare quanti più punti possibili. Vuole piazzarsi per la zona Champions per poi andarla a vincere? No, noi non facciamo calcoli, giochiamo partita per partita. Quando finiranno le partite vedremo se saremo in Champions o in Europa. Mercato faraonico per questa squadra che però non ha ancora usufruito dei suoi talenti, non sono quasi mai venuti. Ricordiamo Bugione, Tortola, come mai? Sembra un caso, ma tutti purtroppo ogni partita non sono mai disponibili, chi per un motivo, chi per un altro. Spero di averli quanto prima possibile in squadra per fare bene. Sono qualcuno ottimi. Andrà via nel prossimo mercato? Ma non lo so, dovremo vedere. Vediamo di come si su questo nuovo acquisto, Basile? Basile è vecchia conoscenza, ci conosciamo già da tempo, spero che continuerà a venire. Dobbiamo chiederlo a lui. Va bene, ringraziamo l'Everton di Ruggero e Valerio Basile. Finisce qui la undicesima giornata del trofeo Jack 2014-2015. Ci vediamo per la dodicesima giornata settimana prossima.